Benvenuto su Necrologia Italia. Iscriviti e attiva la campanella. La luminosa carriera di Grace Kelly comprende la partecipazione a soli 7 film, tra cui La finestra sul cortile, 1954, e R'alta società, 1956, prima di intraprendere la sua straordinaria trasformazione in principessa di Monaco dopo il matrimonio con Ranieri III. La sua vita si interruppe tragicamente a causa di un incidente stradale. Elizabeth Taylor, tra le leggende più illustri del cinema hollywoodiano, si distinse non solo per la sua brillante carriera cinematografica, ma anche per il suo pionieristico attivismo contro l'HIV. La sua vita si concluse a causa di insufficienza cardiaca. Nata a Bruxelles, Audrey Hepburn rimarrà sempre un'icona del cinema e della moda, nonché per il suo impegno umanitario come ambasciatrice di buona volontà dell'UNICEF. Un triste destino la colpì con la perdita della vita a causa di un cancro appendicolare. Sarah Vaughan, la potente voce della cantante e pianista jazz americana, soprannominata The Divine One, si spense a causa di un cancro ai polmoni. Altra icona del cinema classico hollywoodiano, Ava Gardner, considerata una femme fatale per le sue storie d'amore e il suo stile bohemian, morì a Londra a causa di una polmonite. Descritta come The Love Goddess, Rita Hayworth, potente icona del cinema negli anni 40, fu portata via dalla malattia dell'Alzheimer. Suzanne Pleschette, l'attrice, nota per il suo ruolo in Gli uccelli di Alfred Hitchcock, si dedicò anche al mondo televisivo prima di essere colpita da un cancro ai polmoni. Jane Mansfield, la grande sex symbol hollywoodiana degli anni 50 e 60, morì in un incidente automobilistico, lasciando dietro di sé una vita personale molto discussa. Star fin da bambina, Natalie Wood divenne celebre per i suoi ruoli in musical come West Side Story, 1961. La sua vita si concluse in circostanze misteriose, annegando nell'isola di Santa Catalina, California. Vivien Leigh, inevitabilmente associata a Scarlett O'Hara in Via col vento, 1939, la Leigh soffriva di disturbo bipolare e tubercolosi cronica, che alla fine causarono la sua morte. Alexandra Bastedo, l'attrice britannica, famosa come Sharon McCready nella serie Ertris Dassi, perse la vita a causa del cancro. Josephine Baker, intrattenitrice francese di origine americana, spia durante la Seconda Guerra Mondiale e attivista per i diritti civili, morì dopo aver subito un ictus. Ballerina di successo tra cinema, teatro e televisione, Juliette Prowse è ricordata per il suo ruolo in film come Can Can, 1960, e per un ballo sensuale con Elvis Presley. Morì di cancro al pancreas. Sylvia Kristel, la modella e attrice olandese, famosa per il ruolo principale in Remmanuelle, 1974, fu vittima del cancro ai polmoni, attribuito al suo fumo sin da giovane. Vincitrice di un concorso di bellezza a Vienna all'età di 12 anni, Hedy Lamarr divenne famosa a Hollywood nel 1938. La sua vita si concluse a causa di una malattia cardiaca. Anita Ekberg, indimenticabile nel ruolo di Silvia in La dolce vita, 1960, di Federico Fellini, l'attrice svedese morì per cause legate all'invecchiamento. Attrice di successo nel cinema e nel teatro, Lee Remick, considerata come una possibile sostituta di Marilyn Monroe, perse la vita a causa di un cancro ai reni. Jill Ireland, attrice e cantante inglese, nota per i suoi 15 film realizzati con Charles Bronson, morì a causa del cancro al seno, documentando la sua battaglia in due libri prima di morire. Modella e cover girl prima di diventare un volto noto nel cinema e nella televisione, Sharon Tate è ricordata come una vittima degli orribili omicidi della famiglia Manson. Lauren Bacall, leggendaria figura del cinema, iniziò come modella e realizzò diversi film con Humphrey Bogart, suo marito. Morì a causa di un ictus. Votata alla più bella ai tempi della scuola, Farrah Fawcett ottenne fama come Jill Munroe nella prima stagione di Charlie's Angels. Morì a causa del cancro. Icona del cinema francese New Wave, Jean Seberg si trasferì in Francia dopo aver conquistato la fama in patria. La pressione dell'FBI la portò a una fragilità mentale crescente, culminando nel suo suicidio. Romy Schneider, l'attrice austriaca, famosa in patria e in Francia, ebbe anche un breve periodo ad Hollywood. Morì a causa di un arresto cardiaco. Importante sex symbol hollywoodiana, Jane Russell consolidò la sua reputazione in Il mio corpo ti scalderà, 1943, il suo debutto cinematografico.
Nata in una famiglia di attori influenti, Natasha Richardson perse la vita in un incidente sugli sci in Quebec, Canada. Attrice e modella canadese, Dorothy Stratton, ragazza Playboy, fu assassinata dal marito Paul Snyder.